Michele Placido a Sarzana nella rassegna Sconfinando con lo spettacolo Parole e Musica con Ramin Bahrami. Come nasce questo spettacolo? È uno spettacolo che è nato dalla volontà e dalla naturalmente, capacità artistica di Ramin Bahrami, che è uno dei più grandi esecutori di Bach nel mondo, che ha voluto le parole di grandi poeti italiani e nella mia interpretazione. Io fino a un paio di mesi fa non pensavo neanche che avremmo dialogato assieme su un palcoscenico con un musicista come Bach o Neyman, o piuttosto, insomma, affidati alla sua capacità di grande, grande esecutore con il pianoforte, che è un mezzo così espressivo per il pubblico, soprattutto anche d'estate, una sua capacità di sostenere la parola, poi la poesia, per cui poesia e musica. Ecco, dopo Vallanzasca, Romanzo Criminale e Il Cecchino, avrà altri progetti come regista su questo genere? Beh, fino a ottobre esce Suburra in tutto il mondo, la più grande serialità prodotta da Netflix, che ha investito appunto sul genere crime 20 milioni di euro, cioè che io ho diretto tutta la prima parte e tutta la preparazione, cioè un progetto talmente ambizioso che va al di là sia di Romanzo sia di Vallanzasca, insomma speriamo vada bene, però uscirà in contemporanea in 190 nazioni. Ecco, invece come attore ci sono altri progetti all'orizzonte? Ma come attore, grazie a Dio, sempre meno, perché io, la gente non lo sa, ma nasco soprattutto come attore di parola, di teatro, ecco perché mi trovo a mio agio in questi concerti, avendo fatto l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica come attore, poi una volta intervenuto il cinema, ho incominciato a fare il cinema, la televisione, poi la regia di cinema e poi adesso basta. Ecco, lei ha interpretato I Tre Fratelli di Rosi, che è stato sceneggiato da Tonino Guerra. Che ha avuto modo di conoscere Tonino e che rapporto aveva con lui? Sì, certo, l'abbiamo conosciuto. Ci abbiamo conosciuto tutti gli attori, ieri sul set, lui ci veniva a trovare. Torino era un amico, nel senso, aveva una talmente, era pieno di humor, sempre di buona e gioia di vita, che coinvolgeva tutta la troupe, Rosi naturalmente, e soprattutto allora noi giovani, Mezzogiorno, Vita del Mezzogiorno, sottoscritto Michele Placido. Poi mi scrisse un film in cui avrei dovuto essere come protagonista. Ahimè, non andò in porto, però siamo rimasti sempre, rimanemmo all'epoca sempre in ottimi, in ottimi rapporti. Ritengo che sia stato uno dei geni della sceneggiatura italiana, senza dubbio. Ecco, l'ultima domanda. Secondo lei il linguaggio del cortometraggio ha lo stesso valore di quello del lungometraggio? Ha un valore di iniziazione il cortometraggio, ma non sempre dei bravissimi documentaristi o bravissimi, come dire, ideatori di corti, poi sono diventati registi nella durata, cioè nella successione della storia, perché è come dire, si può scrivere e racchiudere in 20 pagine un romanzo, una storia, certo si può fare, però scrivere un romanzo appunto di 150, 200, 300 pagine, poi ci vuole Tolstoi. No, voglio dire, è tutto un altro aspetto. Però può essere un ottimo inizio per un giovane, ma non sempre riesce. A volte, se uno vede i premi Davide Donatello, Nastri d'Argento dati a giovani negli anni passati, che hanno vinto con i loro corti questi premi così prestigiosi, poi non si sono più affacciati, invece non si sono, come dire, adattati all'idea di diventare registi di un lungometraggio, che è un'altra cosa. Grazie.